ringraziamo. Buongiorno a tutti. Caro Mauro, sono onorato e allo stesso tempo felice di augurarti a nome mio, dell'amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Vitorchiano la migliore fortuna possibile per questa avventura olimpica che ti vedrà certamente protagonista d'onore. L'inventore dei giochi olimpici, il barone Pierre de Coubertin, è rimasto famoso per un celebre motto in cui sosteneva che l'importante è partecipare. E mai definizione è stata più calzante per te, anche se noi, in fondo al cuore, speriamo in un tuo ritorno vittorioso. Tu, primo vitorchianese nella storia millenaria, parteciperai a un'Olimpiade e per raggiungere questo ambito traguardo ti sei impegnato, sacrificato oltre ogni limite ed oggi stai per cogliere il giusto riconoscimento, il meritato premio. Ho introdotto le parole impegno e sacrificio non a caso per descrivere un paese come l'Italia, abituato sempre più ad essere, ad usare scorciatoie, vedi doping o furbizie varie per raggiungere un qualsiasi traguardo, mentre tu, al contrario, hai percorso la strada più difficile, ma che ti ripaga sempre quella del sudore e del sacrificio. Credo che tu possa essere additato come esempio a tante persone che perennemente attendono che dall'alto possa calare su di loro un aiuto, un sostegno, ma nel frattempo non fanno nulla per meritarselo ed anzi si crogiolano nello sconforto, nell'inedia e nell'autocommiserazione. Come vedi, il mio breve intervento non è e non sarà né lacrimevole né tale da trascinare nella commozione, perché tu sei un ragazzo con una tempra d'acciaio che insegna a noi come vivere e comportarci, a tal punto che lo sport che pratichi è comunemente definito per diversamente abili, ma occorrerebbe capire se diversamente abile sei tu che percorri centinaia di chilometri in bicicletta oppure noi che dopo 10 passi a discreta andatura accusiamo il fiatone e siamo costretti a metterci seduti. Parti pure per Londra sereno, noi ti seguiremo con affetto e con la certezza di un risultato comunque positivo. Se poi giungerà anche il meritato premio, bene, altrimenti per noi come per te l'Olimpiade di Londra sarà stata un'avventura da raccontare alle future generazioni, alle quali dobbiamo indicare esempi virtuosi come imitare e non incitarli a seguire chimere legate a falsi miti. Tante purtroppo oggi stiamo facendo. Vorrei però in questa tua avventura conservarsi sempre con te un'immagine, una certezza. Sulla hard bike, quando ti allenerai, quando gareggerai, sappi che non sarai solo. Dovrai sforzarti di più, perché su quella bicicletta accanto a te ci saranno idealmente tanti che ti stimano e ti vogliono bene. Tante persone in più sono un bel peso da trascinare. Scusaci. Se hai raggiunto questi traguardi, credo che tu lo debba alla tua costanza, al tuo desiderio di metterti continuamente alla prova e anche alle tante persone che ti sono vicine e che ti sostengono in ogni momento. Io non li elencherò, anche se li ringrazio di cuore per il loro impegno disinteressato,
Lasciami però fare un'eccezione per la tua compagna di sempre, tua moglie Lucia. Credo, senza farti tanti giri di parole, che un pezzetto di Olimpiade è anche sua, e mi raccomando, Lucia, non avere paura dell'aereo. Stare vicino a Mauro occorre vivere pericolosamente. Prima di salutarti ho pensato di dedicare a te e a Lucia un brano dato da Il Profeta, scritto dal grande poeta Gibran, Khalil Gibran, e che vi leggerà la nostra Alessandra. Parla di due sentimenti che voi conoscete molto molto bene, la gioia e il dolore. Gioia e dolore dovranno al turno alzarsi e ricadere. Allora, a questo punto, prima di passare la parola a Mauro e anche al coach Mario Valentini, volevo ringraziare i due sponsor che ci hanno permesso di darti un piccolo omaggio per il... E sono l'Officina Galisti e le Pietre di Santa Fiora. Grazie per essere venuti qui, questi voi cittadini di Virocchiano, perché veramente mi avete sempre sostenuto e ancora continuate il vostro sostenimento e avete creduto sempre in me. Vorrei ringraziare quelle persone, che gli sponsor, che veramente mi hanno aiutato già da tempo ad oggi. Grazie di tutto. Grazie. Buongiorno a tutti. Abitare in un piccolo paese è veramente bello, perché una grande città, io vengo da un piccolo paese, Montefalco, in nome, anche sabato vicino a Roma. Perché la gente vi è vicina, io credo che voi tutti avete vissuto il dramma di Mauro, però quando i miei ragazzi che ci hanno avuto incidenti dico, dovete ringraziare l'incidente, se no non da col cavolo c'è. Perché c'è sempre nella vita la compensazione, no? Cioè vedere Mauro la prima volta, l'ho visto in Piemonte, era un po' cicciottello. Poi il dimagrito, perché la moglie ha messa stecchetta. Io ci ho creduto, ci abbiamo creduto tutti. Però io mi auguro che i cittadini di Torchiano non siano tutti come Mauro. Mauro è troppo buono. Invece dovrebbe essere più cattivo, più
cattiveria, cattiveria c'ha per lavare, c'ha un problema. Cioè questa cattiveria lui non ce l'ha, ce l'ha in gara. Qui così, è uno che ci crede. Quest'anno pensavo che tutte le cose belle che aveva fatto andavano a finire, c'è una ragazzina, si può dire, al vento. Ha beccato questa mononucleosi, mononucleosi scherza poco, non si sa da dove viene, e non va via, però lui si allenava, non doveva allenarsi, e abbiamo rischiato. Però noi ci abbiamo creduto, io ci ho creduto, se non l'ho fatto venire al primo raduno, perché era malattia infettiva. Poi gli ho messo il dottore addosso perché vuole essere sicuro, ma tu guarda Mario, che Mauro sta a posto, bisogna farlo allenare. È venuto, avevo un sostituto perché la nazionale non guarda in faccia all'amicizia. Un conto è rapporto d'amicizia, un conto è rapporto del lavoro. Però quando è venuto sul primo giorno la Fariana, poi ci siamo nascosti, l'abbiamo visto lavorare, si è impegnato. E questo è forse questo impegno che lui ha, perché sì, ne risponde a se stesso, alla nazionale, alla moglie. Ma credo, partire. Magari ma credo che lui ne risponde anche a voi, perché grazie. Perché quando si allena mi incontra tutti. E allora ha detto bene, che il signor ha detto tu fai 80-90 km, sembra una cosa assurda. Però un conto fare 80-90 km, io sono un ciclista, con le gambe e le braccia, lui lo fa solo con le braccia. Guarda il fatto che c'ha due braccia. E bisogna allargargliele tutte le magliette perché non c'entra mai niente. Però questa forza l'avete data voi. E auguriamoci che alle Olimpiadi, un percorso difficile, forse la categoria sua è la più difficile che c'è, però speriamo bene. Perché tanto, com'è Mauro? Alla fine è tutto scritto, non è che possiamo niente. Grazie a voi tutti. Allora, con il segno di testimonianza, testimonianza del comune, ci deve portare sulle spalle, ci deve rappresentare. Allora gli abbiamo fatto queste due magliette che sono uguali, identiche, con il logo di Vitorchiano, sia da me, e anche soprattutto sulle spalle. Tutto può mettere dentro la camera, però siccome quella della squadra nazionale nostra, come non è democrazia, è anarchia. Di là c'è un piccolo rinfresco, facciamo un brindisi di buon augurio anche un rimando che venga veramente il vincitore e fare una festa anche più grande. Grande Mauro. Sì. Allora, non ci ha scappato per la bambina. C'è una bella foto da... C'è una bella foto di lui. Wow, che mazzino, guardate. Però, da sempre questa mattina. Sarà la sirena. Thank you.
Sindaco,